Allora, nel corso di una conferenza stampa sono stati presentati alcuni interventi importanti a sostegno del commercio e soprattutto del turismo. Sì, abbiamo questi due tipi di provvedimento, da una parte un sostegno alle attività commerciali locali, anzi non solo commerciali, anche artigianali, perché il provvedimento si estende a tutte le attività tranne quelle che vi ho detto essere escluse, quindi tranne la grande distribuzione e alcune attività specifiche. È un provvedimento che, come dire, dalla doppia faccia, da una parte aiuta alcune famiglie maggiormente in difficoltà e dall'altra le attività locali. Oltre a questo c'è la parte che riguarda il turismo, quindi un altro stanziamento che noi destiniamo prevalentemente a tutto quello che gira intorno alla fiera, e quindi andando a toccare oltre gli operatori della fiera anche le attività ad esse collegate. Ovviamente parlo degli alberghi, ovviamente parlo delle guide turistiche che beneficeranno di questo tipo di intervento e che con il loro lavoro daranno una mano anche a noi, in quanto amministrazione, in quanto fondazione, a provare a rilanciare il turismo che in quest'anno ovviamente è stato ai minimi termini. E dalla prossima edizione la Fiera Antiquaria di Arezzo tornerà nella sua sede storica. Il percorso sarà lo stesso dell'ottobre 2020, quindi non cambia nulla. La raccomandazione sia da parte della prefettura che da parte dell'amministrazione comunale sarà quella della maggior precauzione possibile da parte di tutti. Sarà richiesto sicuramente agli operatori l'utilizzo delle mascherine, del gel, sarà richiesto agli espositori di porre una particolare attenzione davanti a banchi che non si creano. Ora mi secca dire la parola assembramento che fino a un anno fa nessuno la conosceva, ora se non si dice assembramento è brutto, però ecco. Sarà richiesto anche da parte degli espositori un impegno in questo senso. Ovviamente ci sarà un tavolo tecnico con la prefettura nei giorni precedenti la fiera. Io le rubo un'ultima battuta, ne approfitto per sapere qual è la situazione della giostra del Saraceno. L'intenzione è quella di fare la giostra di settembre e su questo non ci piove. Ovviamente sarà un passo da concordare con la prefettura, insomma, vediamo come stiamo da qui a settembre. L'intenzione c'è, ovviamente sarà una giostra, suppongo, in tono un po' minore rispetto alla solita giostra alla quale siamo abituati. Sarà una giostra sola, però io dico sarà, nel senso che spero che ci sia.